10, quindi devi andare in deroga, le uscite, cioè c'è chiaro che C'è quella c'è chi fa le sovrapposizione norme. normativa che peraltro rende di fatto non a norma tutto quello che è stato fatto prima. Ovviamente non è Non, che è un poi ogni continuo, volta, no? no? Sei di fronte a una realtà che è distorta, cioè chi, è vero che devi assicurare, no? La sicurezza delle persone, allo stesso tempo non puoi non ragionare di fronte al fatto che questo non è un oggetto che modifichi, perché no, di botto ti svegli una mattina e decidi che la larghezza della scala è 10 centimetri più larghi, tra l'altro sono Perché beni c'è protetti. domanda di teatro, eh? C'è, perché i Tanta, teatri ce n'è, la gente tanta. ci va volentieri ancora, è tornata, è avuto un momento un po', però bisogna trovare dei sistemi per cui si possono anche autosostenere i teatri, per chi ci lavora, cioè far girare le compagnie, se abbiamo diversi teatri possono girare. Il meccanismo è, diciamo, è sui teatri sulla città, ma è anche nelle Prima reti, Roma, capo. nelle reti nazionali, no? Perché Ecco, questi sono esatto. stati tutti quanti abituati a essere Esatto. monadi, isole. Io ti ho detto, va al tuo teatro di Torbella Monaca, che è uno, no, dei teatri che abbiamo riaperto noi. Noi abbiamo riaperto quattro teatri che erano fermi nelle periferie appena siamo arrivati. È sempre pieno di persone, lì Però anche fare un rappresenta. bel posteggio qua, per esempio, Sì. due piani, scavi un po' sotto, Rendimento qui sicuro. fai un Secondo me devi passare sui nostri cadaveri. IKEA. Poi stiamo chiudendo il centro storico Un a tutte le supermercatino macchine. qui che la gente fa la spesa, entra, Sì. metti tutti, lì fai Tutti. street food, fai dei panini locali con la vaccinara, Possiamo con la vaccinara. Ripetete che teatro è, perché si sono collegati molti adesso e ce lo chiedono. Siamo all'interno del Teatro Valle, stiamo guardando, adesso qui non c'è nessuno, ma in realtà è un cantiere, stanno iniziando i lavori perché giustamente questo teatro deve essere rimesso in condizioni di sicurezza, quindi anzi si sente già martellare un po', però Poco, poco, ma sì, adesso beh, loro adesso. stanno verificando gli impianti, perché gli impianti non sono a norma di legge in questo posto. Io qua, per esempio, la prima cosa che farei è una polizza, per esempio. Ma non diciamolo in giro. No, però restituire alla collettività una cosa così è una meraviglia. Bisogna poi inventarsi, Roma può ospitare compagnie, può ospitare artisti, mischiare un po' TED, personalità. Che possono un po' di contaminazione, ci vuole jazz, fare un po' di locali così mancano un po' forse a Roma, un po' dove trovi gli artisti di quelli che trovi, non so, a Londra, a Berlino, vai in giro, c'è cioè pieno di gente stranissima. A Roma manca un po' A questo Roma giro mancano così. anche le cantine, perché nelle cantine non ci fanno fare attività, Ma non ci mentre fanno, questo Berlino non ci fanno fare, io divento matto per è questa che, cosa però, lo sai, perché qua. provate a recuperare il Teatro Traiano e scoperto che cosa Una significa. cosa, le scale, la larghezza, vabbè, però Sono, l'abbiamo diciamo, fatto, poi alla un fine po' l'abbiamo la fine. fatto. Abbiamo preso 10 anni Eccoci qua. e ora Noi vediamo. ci Ma lì mettiamo un hai po' di. 200 posti, No, ma certo, quindi no, chi ci questo è lavora non è che. fondamentale. Io vado per passione, poi inviterò degli artisti a fare dei TED lì. Sai questi TED che fanno Sì, negli Stati Uniti? Sono interessanti. Ci vuoi fare una conferenza scientifica, per esempio, qua? Se c'è un sono. nome, In realtà uno nel scienziato, un periodo, matematico. sai, questo posto è stato, diciamo, in parte Bellissimo. salvato da un'occupazione, perché l'aveva lasciato lo Stato e doveva essere venduto ai privati. E c'è stato tutto un movimento molto interessante a Roma che lo ha occupato, erano artisti, teatranti, ma c'è stato anche tutto un Eh sì, discorso, mi no, ricordo, Rodotà e sì. compito. E loro ci hanno fatto tantissime attività, perché c'era teatro, ma c'era continuamente discussioni, dibattiti, C'erano con un dibattiti fortissimo pubblici, livello immagino, è di stato un volontariato. È fulcro stata anche la della. prima fondazione partecipata, Sì. è un'esperienza molto, molto interessante, con tutti i Ecco. limiti, no, delle occupazioni, Sì, però, sì. cioè, però l'hanno manifestato, hanno confermato, no, la volontà in generale che questo fosse pubblico. È chiaro che nel momento in cui torna a funzionare, questo deve funzionare con un modello che non è solo quello del teatro classico. Certo. Deve vivere È tante una ore al cosa giorno. È bellissimo, è un straordinaria, posto splendido. anche dietro qua, Ma guarda, è un le quinte qua, bellissimo. cosa È profondità puoi profondo, fare. è profondo. Di lì, quelle cose lì, che là sopra, con le scale, sono camerini che sono stati rifatti dallo Stato, no? Hanno spostato i camerini, hanno fatto scale di sicurezza, però Ah, lassù. non le hanno mai registrate a catasto. Quindi nel catasto queste cose qui non le trovi. È un po' la storia. È Ma un poi po' mi la storia di raccontavi che non questo. ci sono neanche i documenti, no? È difficile Le trovare i documenti, perché nei passaggi, ma certificazioni, questo è un po' esatto. dappertutto, perché nei passaggi da un ente a un altro,
le carte si perde. Le carte si perde. La carta è carta, sì, no? Però sì, chi deve sì, darti sì, l'autorizzazione? Però dobbiamo ricominciare da capo, perché loro devono ricontrollare tutto per verificare che tutto sia normale. L'autorizzazione al pubblico spettacolo richiede, no, che i vigili del fuoco verificano che i certificati, no, che ci sia una certificazione statica, che gli impianti siano a norma, che le norme antincendio siano rispettate, la sicurezza delle persone è importante. Però è un po' così, è un po' come Schliemann a Troia, di andare sempre a cercare le cose. L'acustica, eh? Fantastico. Altro che microfoni, come li facevano una volta. Dove sei? Un supermercatino, e poi magari facciamo una torre qua. Invece farla allo stadio, la torre, le facciamo qua tre torri, chiamiamo Link, questi qua, questi grandi. Oppure Calatrava ci fa una vela attorcigliata qua, la lasciamo lì marcire, poi la gente viene e dice quella lì è la vela di Vitalagrassi e paga magari qualcosetta. Dobbiamo inventarci delle cose. Poi anche qui, guarda un po' qui, metterci delle per fare i panini per esempio, ogni posto c'è una specialità, non so, la vaccinara, i carciofi, cioè proprio tutti i prodotti locali che vengono. Tu passi di sotto, ti tira il pacchetto e te lo prendi. Deve avere un po' di fantasia. Però. Oppure fare, potremmo anche fare, non lo so, prendi una casa di tolleranza, un po' divertente, no? Così aperta, e ognuno c'ha le proprie specialità, c'è la galleria per la specialità orali, poi sopra c'hai solo specialità, diciamo, masochismo, poi vado sul sadico, sadico masochista, poi i body, sai quelle trasmissioni che fanno body of sex, no? Allora ogni palchetto c'è una specialità. Ero rimasta al supermercato. Siamo passati dalla metà del Settecento, sì, diciamo, sì. Questo ce lo teniamo per noi, ovviamente. No, è veramente bello. Dai, bello, bello, ho letto delle cose bellissime. No, poi sono mignottoni questi. Cioè, no, aspetta, chiudi un po'. Ci sono.